Nell'ultimo consiglio comunale straordinario, il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, ha assegnato due cittadinanze onorarie. Una allo storico Sandro Galantini e l'altra post mortem al magistrato di origini teramane Girolamo Minervini, ucciso dalle Brigate Rosse il 18 marzo 1980 a Roma. So che ha difficoltà a parlare di questo argomento, la capiamo benissimo. La prima impressione, il piacere sicuramente enorme dopo aver ricevuto l'invito da parte del sindaco Servi. Veramente un piacere enorme, anche perché non voglio essere troppo polemica, ma persone come lui hanno fatto e stanno facendo cose che le istituzioni in 41 anni non hanno mai fatto. Quindi doppiamente grazie al sindaco, al dottor Galantini che si è reso promotore di questa iniziativa, perché si stanno sostituendo a chi dovrebbe realmente fare queste cose e ci consentono di tenere viva la memoria di queste persone che se no nel tempo purtroppo naturalmente va a diluirsi, a sbiadire piano piano negli anni a sparire. Tra qualche giorno, esattamente il 7 agosto, ci sarà una serata piena di cultura con Vanessa Gravina che leggerà testi di un altro uomo che ha lasciato il segno qui a Fano Adriano. È una serata dedicata a un personaggio tra i più importanti e cospicui non solo di Fano Adriano ma dell'Abruzzo e dell'Italia intera, Don Giuseppe Zilli, che fu per tanti anni il venerato, il caso di dirlo, direttore di un settimanale famosissimo che era Famiglia Cristiana, fondò anche Jesus e lanciò potentemente nello scenario nazionale le edizioni paoline. Era di Fano Adriano, noi lo ricorderemo, io presenterò quella serata e sarà una serata organizzata in uno dei luoghi più belli, affascinanti e intriganti di Fano Adriano, ricchi di un forte misticismo che è l'Eremo dell'Annunziata. È un luogo che già di per sé darà tante emozioni e ce ne saranno ancora di più con Vanessa Gravina, e nell'occasione presenteremo il premio giornalistico nazionale dedicato proprio a Don Giuseppe Zilli.